spiccano tra gli alberi, il colore rosso attraversato da stucchi e fasce orizzontali. Siamo a Villa Faragiana Durazzo, ad Albisola, una di quelle residenze che sono rimaste immutate nel tempo. Lo sguardo colpisce il visitatore, oggi come allora, quando nel 1821 Raffaele decise di acquistarla per i propri figli con i soldi dell'eredità di Albertis. Era la residenza estiva, consona al prestigio di una famiglia in progressiva ascesa sociale. I Faragiana. Alessandro Faragiana nasce nel 1876 con il fratello minore, Giuseppe, è l'ultimo erede di una vicenda familiare che ha radici documentate sin dal 1300. Originari di Levanto, diventano nobili di Sarzana nel 1753. La loro ricchezza prospera da Genova a Novara. I nomi della famiglia, Lazzaro, Giuseppe, Raffaele, Alessandro, si susseguono di generazione in generazione e tramandano patrimonio, titoli nobiliari, pubblici incarichi, destini incrociati. Sono i Marchesi Faragiana dal 1879. Entriamo in villa, l'ultima residenza di Alessandro Faragiana. Apriamo le porte alla magnificenza della Galleria delle Stagioni. Lasciamoci guidare alla comprensione di quello che era e di quello che è rimasto. Pavimenti policromi del XVIII secolo. Affreschi raffiguranti il mito di Diana. Statue allegoriche. E in fondo un imponente specchio. È lo specchio di Narciso. La splendida cornice barocca avrà evocato nel suo artefice il tema della metamorfosi che imita le rocce, la vegetazione, il naturalismo, tanto amato dai Faragiana. Ogni stanza conserva il ricordo di quei tempi. Gli stupendi arredi, i quadri, gli oggetti, i libri, tutto evoca un'epoca. Il Settecento è rimasto intatto nella splendida camera con il letto a baldacchino, in cui si dice abbia dormito Napoleone. L'Ottocento ritorna entrando nella camera di Alessandro e nel piccolo studio dove probabilmente detta il testamento, sua ultima aspirazione e speranza. La villa di Albisola è stata l'ultima residenza di Alessandro. Lo ricorda il cugino Vittorio Faragiana. Con il padre Giacomo e il fratello Tullio si recava sovente in visita al cugino ad Albisola, consapevole di rappresentare ormai il ramo primogenito dei Faragiana. Dai ritratti appesi alle pareti traspare nobiltà. La storia narra di luoghi, di personaggi, di eventi, di destini. La raccontano il bisnonno Raffaele e la bisnonna Antonietta de Albertis, di nobile famiglia genovese. Ricchezza e prestigio si fondono con il loro matrimonio e con il lascito dello zio Giovanni Maria de Albertis, morto senza discendenti diretti, il patrimonio aumenta in modo esponenziale. Siamo a inizio Ottocento. Inizia l'assedio inglese all'Europa napoleonica e lo zio, pur conservando uno scagno a Genova, decide di spostare i suoi interessi sulla terraferma, proprio a Novara. L'ingente eredità che tocca per destino ai fratelli Faragiana consente alla famiglia di entrare a pieno titolo nella società novarese. Acquistano a Novara Casa Brentani, primo nucleo del futuro palazzo Faragiana, e la Villa Durazzo, ad Albisola, con tutti i terreni circostanti. Il patrimonio continua ad aumentare quando uno dei due fratelli, Alessandro Antonio, sposa Amalia de Bayer. Lei è la giovane vedova di un altro De Albertis, madre di un bambino in tenera età. Il bambino avrebbe dovuto gestire le ricchezze dei De Albertis, ma muore di tifo a 18 anni. Era destino che tutto quel patrimonio rimanesse ai Faragiana. Destino che si ripropone con la morte di uno dei due fratelli, Giuseppe, anche lui senza prole.
era un uomo talmente devoto da farsi realizzare in villa un oblò collegato per poter guardare sempre l'altare della cappella. L'intero patrimonio passa dunque all'amato nipote Raffaele, o Raffaello, unico maschio. Nel 1874 Raffaello sposa Caterina, figlia dell'avvocato Domenico Ferrandi e di Fanny Will, originaria di Losanna. Incontra la futura sposa probabilmente a Maine, dove i Ferrandi possiedono una villa con giardino e una importante scuderia con ben 33 cavalli. L'avvocato Ferrandi non badava a spese per la figlia prediletta, amazzone impavida e appassionata di musica. Lo testimonia ancora oggi il bellissimo piano in palissandro. Il loro matrimonio passa alla storia. Caterina è certamente la più bella e anche la più ricca ragazza di Novara. La vediamo in queste immagini in pandan con lo sposo baffuto. Porta in dote, molto più delle cognate, vaste proprietà che si uniscono al feudo dei Faraggiana. Interi paesi, possessioni rurali, gioielli e pietre preziose formano l'immenso lascito ereditato nei secoli e orchestrato dal destino. 17 anni Caterina, 33 Raffaello. È stato un matrimonio combinato? La gran dote di lei, il gran nome di lui, paiono suggerirlo. Ma torniamo a nonno Alessandro e nonna Amalia. I loro busti campeggiano ancora all'ingresso di Villa Faraggiana a Maina. I Faraggiana si rivelano una delle più influenti e certamente generose famiglie novaresi. Sono considerati, nella benestante Novara dell'Ottocento, famiglia di alto rango, colta e mecenate, benvenuta in società. Si stabiliscono a Novara nel 1823. Vivono tra Albisola, Novara e soprattutto Maina, nella splendida villa fatta costruire da nonno Alessandro nel 1855. Le ville, in passato, venivano edificate anche e soprattutto come simbolo di potere e di prestigio. Villa Faraggiana a Maina rappresenta tutto questo. È uno dei luoghi dello spirito e della natura. La scritta che leggiamo al centro della facciata, Hoc erat in votis, è del poeta latino Orazio. In una sua satira racconta di avere finalmente realizzato il proprio sogno, un pezzo di terra modesto, con un giardino, una fonte di acqua sorgiva e un bosco fresco ed ombroso. Probabilmente un sogno realizzato anche per i coniugi Faraggiana. Vi incontriamo armonia ed equilibri, uniti a bellezza e serenità, che il parco e il panorama del lago sanno evocare. Dalle terrazze la vista si apre al grande scenario del Lago Maggiore, come lo definisce Stendhal, preso dall'entusiasmo e dalla passione per questi luoghi. Raffaello e Caterina si inseriscono nella nobiltà piemontese. Lei, molto legata alla corte della regina Margherita, lui marchese e poi senatore del Regno d'Italia. Letterati, collezionisti, hanno un forte amore per la conoscenza. Ne è prova il Pantheon laico che si compone sulla facciata della villa. Un omaggio ai grandi della cultura italiana. È evidente lo spirito dell'epoca, il risorgimento di un'Italia che ricerca nella grandezza del passato le radici della propria grandezza futura. La villa a Maina diviene la più amata della famiglia, luogo incantato di scoperte e villeggiatura. Molte sono le immagini che evocano momenti felici in giardino. Accanto a Raffaello e Caterina, i figli Alessandro e Giuseppe, gli zii, i molti amici, i cagnolini adorati. Da quando sono sposati, Raffaello e Caterina si sono dedicati a fare del parco di Maina un luogo di bellezza, un paesaggio curato per la grazia del vivere, fiori, letture, passeggiate in carrozza o con le prime automobili, gite in barca, cavalcate nei boschi sulla collina o sui sentieri lungo il lago. La villa negli anni diventa sempre più accogliente e aperta a ospiti illustri, cognati di alto lignaggio, conti e senatori del regno. Alla destra della villa
incontriamo lo chalet museo fatto costruire da Raffaello per le collezioni di Caterina, zoologa e appassionata conoscitrice del mondo animale. Se nel parco si potevano ammirare liberi o in apposite casette pappagalli, gazzelle, struzzi, stambecchi, cervi e antilopi, un lama del Perù, un orso, un mandrillo, un gatto selvatico, lo chalet offriva una raccolta invidiabile di animali tassidermizzati e di oggetti esotici del cugino Ugo Ferrandi. La raccolta si snodava per 10 sale. Era l'orgoglio della Marchesa. L'intera collezione verrà in seguito donata da Caterina al comune di Novara. Anche la collezione segue un proprio destino, inizialmente travagliato. Subisce trasferimenti, allestimenti provvisori, abbandoni in varie sedi. Bisogna aspettare il 2000 perché il museo novarese riapra al pubblico, presentandosi come ampio museo moderno. Oggi la villa è testimone silenziosa di un illustre passato. Raffaello e Caterina qui hanno condiviso il gusto per il bello, l'arte e la divulgazione, ma hanno anche immaginato un nuovo teatro, utilissimo alla diffusione di sapere, donato poi alla città di Novara. Alla morte di Raffaello, i figli gestiranno l'eredità in modi molto diversi. Alessandro si rivela oculato amministratore. Giuseppe, gradatamente, finisce sul lastrico. In una lettera alla seconda moglie, principessa Maria Gonzaga, scrive: «Il patrimonio si dissolve, la salute se ne va. Le mie passeggiate hanno come meta i cimiteri». I figli non possono che essere diversi. Alessandro, appassionato di viaggi. Giuseppe, avvocato socialista. Giuseppe, studente modello, si laurea in giurisprudenza e pubblica il suo primo libro, Gli infortuni del lavoro, dove si scaglia contro la ricchezza e le diseguaglianze sociali, temi ricorrenti in tutti i suoi libri futuri. Le sue idee e i suoi volumi sono una delle ragioni della rottura con la famiglia. Suo fratello Alessandro ha una mente eclettica, è figlio del suo tempo, appassionato di viaggi e di caccia grossa. Il safari, stato simbolo in quel periodo, è per lui l'evasione dalla quotidianità. Alessandro vive negli agi di una ricca famiglia aristocratica. Viaggiando può accrescere la propria conoscenza e il patrimonio museale. Siamo a inizio secolo. Il mondo di Darwin, di Freud, di Einstein. La nuova temperie culturale influenza il giovane Alessandro. È il periodo dei viaggi alla scoperta del mondo e alla ricerca del sé. Sfogliamo uno dei suoi album. Lo troviamo in Africa, tra le popolazioni indigene dei Suk e dei Turkana. Popolazioni quasi sconosciute finora e rimaste al più basso grado di civiltà. Così le descriveva in una lettera. È il primo dei suoi viaggi documentati per la Società Geografica. Si svolge nel 1907. A scopo di studio e di caccia e a tutte sue spese. Fa sapere prima della partenza. Le preziose immagini di paesi lontani e le relazioni scritte per la Società Geografica testimoniano la passione per l'avventura, il desiderio di dare un contributo conoscitivo, ma soprattutto la ricerca, coraggiosa, di un altrove sconosciuto. Dubbi, passioni, desideri di scoperta lo accompagnano in ogni viaggio. Poi, d'improvviso, tutto cessa, come per i libri di Giuseppe. La frenesia dei viaggi smette improvvisamente. È il 1910, lo stesso anno dell'ultimo libro del fratello. Un caso? Il destino che si ripropone? A noi non è dato sapere. Sarà poi lo stesso Alessandro, valoroso soldato della Grande Guerra, viaggiatore, scopritore insaziabile di conoscenza, a lasciare l'intero suo avere, le scoperte, i trofei, tutto in beneficenza. Straordinario mecenate come la madre, Alessandro dona al comune di Novara la villa di Albisola e molti terreni a Sizzano, Fara Novarese e Caltignaga, i cui redditi dovranno concorrere alla manutenzione del museo. Nel suo testamento non dimentica neanche i domestici e il personale. Al momento della sua morte, però, decide un ultimo gesto, forse per cercare una risposta. Un significato al tanto viaggiare.
ci ha pensato a lungo nelle giornate trascorse ad Albisola, in quella grande casa silenziosa dove vive ormai di ricordi e riflessioni. Vi è una ragione intrinseca per cui tutte le cose accadono. Lo sa bene. Ha viaggiato tanto per accorgersi che nessun luogo è veramente lontano e tutto quello che si può sperare è di trovare, come lui stesso afferma, un senso all'acqua che scorre. Alessandro ha idee molto precise. Chiama l'avvocato Quintino Piras e stabilisce l'istituzione della Fondazione Faraggiana con un'unica finalità: diffondere il sapere naturalistico e le conoscenze scientifiche, concorrendo alla gestione e all'ampliamento del Museo di Storia Naturale di Novara. Nasce così la Fondazione Faraggiana. È il 21 febbraio 1962. Pochi anni dopo, nel 1965, muore, senza eredi, anche il fratello Giuseppe. Come leggiamo nel saggio di Silvana Bartoli, le vite dei due fratelli sono trascorse distanti ma unite fino alla fine. Ognuno di loro ha esplorato il sapere a modo suo. Giuseppe girando i fogli, Alessandro calpestando le foglie. Il lascito è la volontà ultima di Alessandro. Diffondere i temi e gli interessi che gli sono stati cari si sono concretizzati. Il museo è stato completamente ristrutturato. Possiede una delle principali collezioni zoologiche regionali. Le sale, rinnovate, ospitano degnamente le collezioni Faraggiana e Ferrandi. In un percorso espositivo, dove storia, scienza e natura si compenetrano, osserviamo oltre 400 esemplari di animali provenienti da tutto il mondo. Le complesse ricostruzioni mettono in scena i principali ecosistemi della Terra. Ricordano a tutti i visitatori l'importanza della biodiversità e il rispetto che si deve agli equilibri naturali. Claim della Fondazione è la frase: ieri ucciderli per conoscerli, oggi conoscerli per rispettarli. È un volere di Alessandro Faraggiana e trova in questo museo una conferma. La Fondazione è in piena attività. Diffonde la cultura scientifica intesa come un aspetto di quella più grande cultura che comprende anche l'arte, la filosofia, lo sviluppo dello spirito critico. In questi anni la Fondazione ha regalato alla città di Novara occasioni di cultura e di divulgazione scientifica. Lo afferma il presidente Minola, che tiene a sottolineare quanto la passione e l'impegno dimostrato nelle attività della Fondazione siano stati ripagati dal pubblico novarese. Molte volte le conferenze proposte hanno raggiunto presenze da stupire gli stessi relatori. Margherita Hack, per il grande successo, ha dovuto ripetere l'incontro non appena terminato il primo. L'attività della Fondazione, iniziata timidamente, ha preso corpo e spazio negli appuntamenti culturali della città. I temi trattati hanno esplorato il vasto territorio della scienza e non solo. Materie come l'ambiente, la natura, la tecnologia, l'etica vengono affrontate da relatori, prevalentemente da docenti universitari, scelti anche per la capacità di divulgare a un vasto pubblico. L'evoluzionismo darwiniano e il rapporto fra l'uomo e la natura emergono periodicamente nel cammino della Fondazione. Tra i relatori più illustri troviamo Pietro Omodeo, Pietro Corsi, oggi all'Università di Harvard, Giacomo Giacobini. Un ospite molto particolare è stato il professor Peter Kramer, responsabile della Charles Darwin Foundation alle Isole Galapagos. È figlio di Kramer, ornitologo tedesco, e dell'italiana Faraggiana, anch'essa ornitologa e appartenente alla famiglia. Ormai patrimonio culturale della città, la Fondazione ogni anno punta a presentare argomenti non sempre trattati dalla divulgazione ufficiale. Se oggi a ogni lezione, conferenza, incontro il pubblico risponde con entusiasmo, è perché la volontà di Alessandro Faraggiana ha trovato conferma. Aldo Fasolo, Giulio Giorello, Carlo Sini, Luca Mercalli, Giuseppe Montalenti, Pier Giorgio Di Freddi, Maurizio Ferraris, Fulco Pratesi, Salvatore Beca, Piero Bianucci, Gianni Vattimo. Nostri illustri ospiti rappresentano il prezioso patrimonio di cui la Fondazione si è via via arricchita.